baci, alla salute, alla salute, alla salute, ore, ore, alla salute, alla salute. Per sostenere questa grande operazione di marketing, di musica e di energia pura, grazie a Giovanotti che ha sposato il nostro invito, alla salute della Calabria, alla salute di Lorenzo che ha fatto un lavoro straordinario. Calabria straordinaria ha avuto il piacere con lo strumento della Film Commission di promuovere in toto questo videoclip di Giovanotti che sarà virale, contagioso, che ha fatto elettrizzare noi tutti, Gerace, la Calabria intera e speriamo tutta l'Italia. Do la parola a Fausto Orsomarso, assessore regionale al turismo e al marketing territoriale, che introduce questo breve incontro che vogliamo sia informale ma decisivo per un inizio straordinario della nostra storia. Ma io ringrazio tutti, ringrazio Scilla, Gerace, ringrazio i calabresi, abbiamo tenuto questa cosa un po' sotto traccia per far lavorare al meglio Lorenzo Giovanotti. E quando... Sì, era proprio sotto traccia. Non ci abbiamo provato, nel senso che non abbiamo fatto... Però ma avete fatto benissimo, io sono stato molto contento. Non è caso il lancio di stasera, quindi... Fra gli strumenti che abbiamo per rilanciare, lo diceva ben Alessandro Russo, nel post-Covid, l'Italia in generale, ma la Calabria in particolare, proprio alla salute, è un inno alla vita. Giovanotti, tra l'altro, non so, io sono un fan di Giovanotti, ho andato sul mio tavolo questa ipotesi, insomma, non ci ho pensato due volte, quindi eravamo al Giova Beach a ballare nel 2019, ante-Covid, a Praia Mare, oggi da assessore al turismo, insieme ad Anton Giulio Grandi, che c'è questa nuova Film Commission, diventa braccio operativo dell'assessorato al turismo e quindi del marketing di questa regione, quindi entusiasti, perché è uno strumento fantastico. Giovanotti è l'inno alla positività dell'Italia e quindi con questo nuovo brand di Calabria Straordinaria, quindi con questo inno alla salute, speriamo possa... aiutare, diciamo, già da quest'estate questa grande ripartenza di questa nostra terra. È stata raccontata forse male anche in passato, tu l'hai vista, grazie anche del supplemento, insomma, in questi giorni a tutti gli orari, insomma, rilanciato Scilla, Gerace, noi siamo contenti, benvenuti in Calabria, questa è casa tua quando vuoi. Grazie. Io adesso do la parola al nostro commissario straordinario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande. Noi poco fa, scherzando, nella piazza di Gerace abbiamo detto Calabria alla grande, quindi Presidente... Potremmo lanciare uno hashtag, un nuovo hashtag, insomma, con il plagio di Giovanotti, che veramente la tua è una presenza di grande speak, di grande rilievo. Noi siamo onorati di averti qui e di aver scelto appunto due location importanti, diversi borghi che si fondono senza confondersi, quindi la tua arte è riconosciuta in tutto il mondo, quindi siamo felici perché la tua presenza fa la tua testimonianza, proprio tu sei un testimone, altro di essere un grande artista, sei anche un influencer, quindi che possa tu essere l'esempio ad influenzare, tra virgolette, i nostri giovani appunto ad amare, ad apprezzare questa terra che ha con sé delle location di straordinaria importanza, di pregio storico, artistico e culturale, appunto a non fuggire, anzi a ritornare. Insomma, all'inizio di una lunga serie, grazie per aver scelto la Calabria. Insomma, sono onorato perché questo, pensa, ti tengo battesimo perché è il mio primo lavoro come neo presidente di Film Commission. Quindi, insomma, spero che, insomma, porterà fortuna alla Film Commission, alla Calabria. Spero davvero. Insomma, grazie per la tua presenza, che è veramente molto importante per noi. Grazie Presidente. Prima delle domande dei colleghi, volevo che Lorenzo potesse dire la sua su questa giornata intensissima. Innanzitutto grazie per le cose bellissime che avete detto. Molto semplicemente, insomma, in realtà vorrei scendere da questo livello al quale mi avete innalzato con le vostre parole. Mi fa moltissimo piacere, mi piace la Calabria, ho solamente delle bellissime esperienze vissute qui, con i miei concerti. Ogni volta che vengo in Calabria vado via sempre con la meraviglia della bellezza del posto e anche la domanda che tutti si fanno, no? Questo posto in realtà è una miniera di potenziale, di bellezza, no? Veramente girandola in macchina quando l'attraversi, sfido chiunque a non provare un senso di stupore e di meraviglia e anche di ignoranza, sentirsi proprio sentire che ti manca un pezzo d'Italia, no? Che ti manca un pezzo d'Italia che conosci poco. Allora poi uno torna alle proprie attività, alle proprie cose, chiaramente poi si dimentica, però poi quando abbiamo pensato a questo video,
e si è prospettata la possibilità di una collaborazione con la Calabria Film Commission, io devo dire che sono stato immediatamente un grande fan di questa idea e ho detto proviamoci in tutti i modi, perché mi piacerebbe molto, perché ho una canzone perfetta per ambientare in Calabria, e in più avevo la voglia di lavorare con Giacomo Triglia, che è un regista di video che mi piace, che ha fatto video di Brunori, che è un altro calabrese, Giacomo lui stesso è calabrese, e, per cui l'ho cercato e gli ho detto guarda c'è questa possibilità, perché voi sapete che oggi la discografia non è più quella degli anni 90, per cui fare un video costoso, difficile, poi non sono costi come il cinema, insomma parliamo sempre di costi molto ridotti rispetto al cinema, proprio infinitamente ridotti. Però insomma l'idea comunque di poter avere un partner che ci offriva una location strepitosa, un sostegno anche proprio logistico, no? Per noi era una grande opportunità, per cui sono io a ringraziare assolutamente di avermi offerto questa opportunità, di aver esplorato insieme l'idea e di averla realizzata insieme. Io non conosco i dettagli produttivi dell'idea, io con Giacomo ho sviluppato la parte artistica e non partecipo in nessun modo all'economia di questo video, nel senso che io non percepisco neanche 50 centesimi, neanche 10, cioè, e mi fa molto piacere, io faccio il cantante, il mio lavoro è fare i video, per cui poi la produzione, Universal, come si chiama la produzione di Milano che ha lavorato? Borotalco, che comunque ha collaborato con voi sulla logistica, loro poi si sono occupati di tutto il resto. E niente, il mio bilancio di questi due giorni è che sono stati pochi, brevi, bellissimi, la festa di oggi poteva andare avanti fino all'alba di domattina, la gente in Calabria è bella, io ogni volta che vengo a suonare, anche 3 anni fa a Rucella, è stato strepitoso, veramente è stato strepitoso. Anche la Praia Mare, che quest'anno non faremo, però comunque anche di quello ho un ricordo meraviglioso. Il colpo d'occhio, l'atmosfera proprio, il pubblico, l'idea comunque di suonare per un pubblico di calabresi e di calabresi che tornano per l'estate e di persone che sono qui in vacanza, comunque l'atmosfera è molto bella. Io grazie al cielo ho la fortuna di mettere insieme molta gente e anche molta gente diversa. Nei eventi che costruiamo ci sono giovanissimi, ci sono ragazzini, famiglie, gente più grande, quelli della mia età che sono cresciuti con me, quindi insomma. Mi ricordo a Rocella quando è salito sul palco Brunori, l'ho fatto cantare insieme a Toto Cutugno, è stato un momento di gioia, d'allegria, proprio di leggerezza, poi abbiamo cantato il pezzo di Rino Gaetano, insomma io ho solamente ricordi belli, se io posso in qualche modo essere uno strumento per promuovere l'immagine turistica di un pezzo d'Italia meraviglioso, mi fa solamente piacere, lo faccio con tutto il cuore, ma per il gusto e per il piacere di farlo. Io non faccio pubblicità nella mia vita, non ho mai fatto il testimonial pubblicitario di nulla, io faccio l'artista, però l'arte è fatta di luoghi belli, è fatta di incontri, è fatta di opportunità, e a me interessa quello, mi interessa portare la mia canzone a più persone possibile e inserirla dentro una meraviglia come Scilla, e Gianolea e Gerace, insomma vedrete che il video sarà molto divertente, è un video surreale, un video gioioso, festoso, si chiama La Salute perché poi è un brindisi, no? In realtà il pezzo è molto semplice, un pezzo che io ho scritto mentre si riapriva il cielo dopo 3 anni molto difficili, sia sul piano globale legato alla pandemia, sia sul piano personale, insomma anche sono stati momenti difficili, anche sul piano professionale, comunque c'è stato un attimo in cui si pensava che non ripartisse più questa nostra possibilità di fare musica. In quel momento ho scritto questa canzone semplicissima, no? Con uno slogan che tutti conoscono, la salute la canta, lo sanno in tutto il mondo cosa vuol dire. Abbiamo fatto sto video, adesso lo monteremo, penso che verrà bene, mi sono divertito tantissimo, anche proprio a stare con la gente, a fare le foto, a regalare un sorriso, insomma, mi sono divertito molto, per cui me ne vado carico e me ne vado contento e anche pieno di gratitudine. Grazie a tutti.